Ciao a tutti, questa è una lezione introduttiva alle arrow function. La arrow function è un nuovo tipo di funzione anonima introdotta in ECMAScript 2015 S6 che ha una sintassi compatta e facilmente leggibile. Definiamo una funzione nel metodo classico. Let fnc function, quindi una funzione anonima che riceverà un solo parametro, x, e che semplicemente effettuerà il ritarno di x per 2. Ovviamente non è molto utile la cosa, però giusto come esempio. Facciamo lo stesso compito però con una arrow function. Let fna uguale. La parola chiave function non va inserita, quindi passiamo direttamente alle parentesi tonde in cui inseriamo gli argomenti della funzione. In questo caso solo un argomento x. Da qui la parola arrow function, ovvero funzione freccia, in quanto dobbiamo inserire una freccia a destra. Con uguale, maggiore, e poi come le funzioni normali, apertura e chiusura, parentesi graffa, in cui andiamo ad inserire le istruzioni relative alla funzione. In questo caso semplicemente return x per 2. Direte voi, vabbè, non è un grande risparmio di codice, abbiamo solo eliminato la parola chiave function, però poi abbiamo anche messo una freccia. In realtà ci sono dei miglioramenti che possiamo fare. Quando vi è un solo argomento, quindi la funzione è un solo argomento, non sono necessarie le parentesi tonde. E quando una funzione è composta da una sola linea, la quale fa il return di un valore, possiamo non solo togliere le parentesi graffe, ma possiamo togliere anche la parola chiave return. Perfetto, questa è la sintassi. Le due funzioni fanno esattamente la stessa cosa. E per dimostrarlo le andiamo ad invocare. Facciamo console.log. Invochiamo fnc, mettiamo 2, e invochiamo fna e mettiamo ancora 2. Se abbiamo lo stesso risultato, vuol dire che le funzioni effettivamente fanno la stessa cosa. Salviamo ed aggiorniamo. Ed è così. L'arrow function ci fa non solo risparmiare quantità di codice, ma migliora anche la leggibilità del codice, perché qui abbiamo una sola linea, mentre qui ne abbiamo tre. Le arrow function sono particolarmente indicate per essere utilizzate come callback. Una callback non è altro che una funzione passata come parametro di un'altra funzione. Ad esempio, definiamo un array. E vogliamo che un array b contenga solo gli elementi di a che sono pari. Utilizziamo la funzione di ordine superiore filter. Per chi volesse approfondire il concetto di funzione di ordine superiore e astrazione, lascio il link in alto. Quindi facciamo a.filter. E con la sintassi classica delle funzioni dovremmo fare function. Dovremmo indicare una funzione anonima che riceve un elemento, quindi un elemento dell'array a. E all'interno effettua un ritorno. Vogliamo che vengano inseriti in B solo gli elementi pari di A, quindi dobbiamo fare x modulo 2 uguale 0. Questo vuol dire che se il resto della divisione tra il numero e 2 è 0, vuol dire che il numero è pari e quindi ritornerà true e allora il numero sarà inserito all'interno di B. Bene, ma facciamo la stessa cosa ora con la sintassi dell'arrow function. Let c a.filter, molto semplicemente il parametro x e la condizione, ovvero x modulo 2 uguale 0. Adesso vediamo però se abbiamo fatto bene. Console.log, vediamo che cosa contiene l'array b e che cosa contiene l'array c. Bene, abbiamo due array uguali, quindi effettivamente abbiamo fatto la stessa cosa, però qui l'abbiamo fatto con una sola linea di codice, mentre qui l'abbiamo fatto con tre linee di codice e in realtà la sintassi è anche meno leggibile. Questa è solo una lezione introduttiva alle arrow function, in realtà le differenze tra arrow function e funzioni standard non si limitano a questo, ma di questo ne parleremo nella prossima lezione e sarà una lezione un po' più tecnica e approfondita. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima.